A Foggia, abbiamo avuto il ritiro di 3 giorni a Fiuggi e su imparare ad ascoltare la voce di Dio abbiamo avuto un tempo veramente straordinario, veramente molto molto bello. Ho dato un piccolo resoconto sul nostro canale di Telegram, canale ai cerci di Telegram. Se ancora non ne fai parte, vuoi entrare, cerca su, scrivimi, fammi sapere in qualche modo, magari in questi commenti su questo, sotto questo video, e così ti mando l'invito per entrare, in modo tale che tu possa ricevere tutte le notifiche, anche tutti gli incontri che abbiamo di vari versetti e cose che insomma possono portare edificazione nella tua vita, senza dubbio. E abbiamo avuto veramente un buon tempo da giovedì 27 luglio a domenica 27 luglio. Abbiamo finito la domenica mattina, poi siamo stati a Cattolica, dove martedì sera abbiamo avuto la serata, una bellissima serata. Purtroppo, come qualcuno ha visto dalla registrazione, il microfono ha smesso di funzionare al minuto 24, quindi sono saltati 35 minuti almeno di riunioni, sia di parole profetiche, di preghiere per altri. Il Signore ha toccato veramente tutti quanti, persone sono state guarite, anche liberate durante la lode, durante la predicazione, e credo che al di là di questi segni, che sicuramente sono importanti e che dimostrano la potenza del Regno di Dio, l'efficacia dell'opera dello Spirito Santo, credo che la cosa più importante sia il fatto che oggi abbiamo bisogno di, in maniera disperata, di un discepolato nella nazione, perché la situazione non è bellissima e c'è bisogno di insegnamento, c'è bisogno di soprattutto di cura, e di cura per coloro anche che hanno responsabilità, che guidano altri gruppi, che pasturano, eccetera, eccetera. Quindi preghiamo da questo punto di vista, perché in Italia c'è bisogno di soprattutto di tenere in collegamento anche tutte le realtà esistenti. Quindi il problema è il vero successo, credo, di un ministerio non è quello di fare delle belle riunioni o di fare degli incontri esaltanti, straordinari, ma sempre di più di usare il proprio carisma, la propria unzione per collegare, per creare rete, per mettere in comunicazione sempre di più uomini e donne, figli di Dio in tutta la nazione, che si possono incoraggiare, si possono aprire gli uni gli altri, confidare, condividere le proprie esperienze, i propri dubbi, le proprie situazioni che stanno vivendo. Vorrei lavorare proprio in questa direzione con il progetto di Ecerce. So che lo Spirito Santo ci darà da fare qualcosa di veramente bello. Voglio condividere con voi qualcosa molto velocemente dal Vangelo di Matteo al capitolo 7, dal versetto 24 al versetto 27. Dice così:
è Gesù che parla, è la parte finale del Sermone sul Monte, dove Gesù dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sulla roccia. Chiunque invece ode queste parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa crollò e la sua rovina fu grande. Vorrei esordire dicendo, usando questa frase: non è importante ciò che accade nella tua vita, è importante quello che fai dopo aver ascoltato la sua parola. Perché gli eventi belli e gli eventi brutti accadono a chiunque, ai ricchi, ai poveri, coloro che sono nel ministero da tanti anni, coloro che si sono appena avvicinati alla fede, coloro che stanno vivendo il soprannaturale nella loro vita e coloro che invece non riescono a vivere il soprannaturale nella loro vita. La differenza non la fanno le circostanze, la differenza non è sulla base di ciò che ti accade, è sulla base sempre di ciò che decidi di fare dopo aver ascoltato la sua parola. Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica. Chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica. Come potete vedere dalle parole di Gesù, la Bibbia dice che cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su entrambe le case, sia quella fondata sulla roccia, sia quella fondata sulla sabbia. Quindi il problema fondamentale non furono gli eventi. La soluzione non è non avere problemi. Il problema non è avere problemi, perché le cose accadono a tutti e a chiunque nello stesso modo. La differenza la fa ciò che hai deciso di fare dopo che hai ascoltato le sue parole. E questa è una degna conclusione, sicuramente dopo uno dei più grandi sermoni sicuramente che sono stati fatti nell'umanità, durante tutto il ciclo dell'umanità. Il Sermone sul Monte è il più grande discorso mai fatto da un essere umano. Gesù ha detto: chiunque ascolta le mie parole le mette in pratica, e da un altro lato chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica. Dice lui: cadde la pioggia per tutti, vennero le inondazioni per tutti, soffiarono i venti per tutti e si abbatterono su quelle case, su quelle due case, la casa fondata sulla roccia, la casa fondata sulla sabbia. Quindi il problema non sono gli eventi, ma ciò che abbiamo deciso di fare dopo aver ascoltato la sua parola, dopo aver ascoltato la sua voce. Ed ecco che questo è sempre quello che farà la differenza, sempre. Perché? Perché la nostra vita è il frutto delle nostre scelte. La nostra vita non è il frutto di ciò che ci è accaduto. La nostra vita è il frutto delle scelte che abbiamo fatto dopo che è successo qualcosa, oppure delle scelte che abbiamo fatto per far accadere qualcosa. Pensiamo che quelli che oggi vivono le cose dello Spirito, le cose del Signore, non abbiano mai problemi, o che ne abbiano di meno in una maniera un pochettino minore degli altri. Non è assolutamente vero. Quindi voglio incoraggiarti non solo ad essere un uditore, ma ad essere un facitore della parola, come dice anche Giacomo nella sua lettera. E concludo leggendo questo perché è veramente molto bello. Siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Egli osserva se stesso, poi se ne va, dimenticando subito com'era. Ho visto tante persone veramente benedette agli incontri, di qualunque tipo, di qualunque ministero. Sono uscite da quegli incontri benedetti, magari con qualche parola profetica, addirittura con guarigione o liberazione, con segni straordinari che hanno ricevuto.
Il problema qual è? Il problema è che quando noi ascoltiamo parola o riceviamo la sua voce, ascoltiamo la sua voce, è come se noi guardassimo noi stessi, dice Giacomo, in uno specchio, e ci rendiamo conto di quella che è la nostra vera immagine, che siamo in Cristo, che siamo amati, che siamo giusti, che siamo perdonati, che siamo santi, che siamo puri, che siamo perfetti nello Spirito. Abbiamo la giusta immagine di noi stessi. Ma quando andiamo via e non mettiamo in pratica, non continuiamo a dichiarare la parola, non continuiamo a confessare le promesse di Dio, non continuiamo a studiare, non scaviamo, non cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, insomma, viviamo semplicemente di riunioni. Quando poi usciamo da quel luogo o andiamo via da quella riunione, dopo essere stati straordinariamente benedetti, è come se ci dimentichiamo com'era la nostra immagine nello specchio. Ed è così. Se noi siamo uditori soltanto e non facitori, noi guardiamo la nostra immagine, ma poi ci dimentichiamo come siamo, abbiamo sempre bisogno di ritornare allo specchio per ricordarci come eravamo. E invece quando mettiamo in pratica ciò che Lui ci dice di fare, noi abbiamo una sicurezza, una franchezza, una pace interiore, una gioia soprannaturale che nessuno e nessun evento potrà mai toglierci. È la nostra casa, è fondata sulla roccia, quindi possono soffiare i venti, possono arrivare le inondazioni, possono abbattersi le piogge, non ha importanza, ci fanno il solletico. Perché? Perché la nostra casa è fondata sulla roccia. La roccia, in questo caso, quello che ha detto Gesù, e concludo dicendo questo, la roccia non è Cristo. Gesù l'ha detto, chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo che ha edificato la sua casa sulla roccia. La roccia non è in questo caso non è Cristo. Gesù ci insegna che la roccia è la messa in pratica della sua parola. Una buona giornata a tutti quanti, ci vediamo o più tardi o domani. Ciao a tutti.